La nostra ricetta di oggi è un risotto, funghi porcini e liquirizia. Ingredienti: prezzemolo, vino bianco, parmigiano reggiano, riso carnaroli, un po' di burro, la liquirizia, abbiamo dei funghi secchi e dei funghi freschi. Porcini. Partiamo con i funghi porcini. Stacchiamo la parte superiore, detta anche cappella, e gratti con il coltello la parte del gambo del fungo porcino. Togliere tutta la parte di terra. Adesso pulisci il fungo. Prendi la pentola con l'acqua per dare un po' di sprint e un po' più di sapore. Mettiamo un po' di funghi secchi dentro nell'acqua. Appoggia l'altra pentola di là. Taglia a metà lo scalogno. Lo dobbiamo tritare, questo scalogno. Prendi un po' di burro, 25 grammi, lasci sciogliere. Dopodiché aggiungiamo lo scalogno all'interno. Aggiungiamo due bei pugni di riso. E adesso lo sfumiamo con un po' di vino bianco. Prendi un mestolo e aggiungi un po' di brodo. Nel frattempo prendi i funghi e li tagliamo. Poi prendi la liquirizia, la segni. E poi dopo vai a tagliare. Facciamo dei bastoncini. Mettiamo un po' di burro e uno spicchio d'aglio e poi lo metti nella padella dove hai messo il burro. Hai messo la liquirizia e grattugi un po' sopra. La grattugia da formaggio, ma la usiamo con la liquirizia. Adesso prepariamo il parmigiano. Il riso dovrebbe essere cotto ormai. Mettiamo il formaggio, una nocciolina di burro e poi cerchi di mantecare, cioè girare il riso in modo che il formaggio, il burro e l'olio si amalgamino. Prendi il piatto rotondo, metti al centro una bella porzione di riso e poi la stendi. Andiamo a mettere i funghi. Prendi due o tre foglie di prezzemolo e lo tagli sottile, sottile, sottile. Capelli d'angelo.